The New Stories. La tua informazione libera. Erika Boldi, una ragazza mantovana di 26 anni, è stata trovata morta impigliata tra le grate di una delle dighe del Tartaro, domenica 7 luglio, nel territorio di Vigasio Verona. Il cadavere nudo è stato scoperto da un manutentore del fiume. L'uomo ha subito allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti militari dell'Arma di Villafranca, il Servizio Investigativo di Verona e il 118. Tuttavia, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Molti interrogativi sorgono ora sulla tragica fine di Erika. L'ipotesi di una caduta volontaria nel fiume sembra da escludere. Nei suoi polmoni non è stata trovata acqua, quindi non è morta annegata. Inoltre, sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza fisica. Si ipotizza quindi che la giovane sia stata gettata nel canale già priva di vita, sabato sera, poco prima di mezzanotte. Secondo le testimonianze dei residenti nelle vicinanze, attorno alle 23:30 di sabato un'auto a forte velocità avrebbe percorso il vialetto privato che attraversa la piantagione agricola e termina nel fiume, per poi tornare indietro rapidamente e sparire nella notte. Le indagini sono in corso e si stanno esaminando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. L'identificazione di Erika da parte dei carabinieri è stata possibile grazie ai numerosi tatuaggi presenti sul suo corpo. Secondo quanto riportato dall'Arena, Erika aveva avuto problemi di tossicodipendenza in passato e si era allontanata dalla famiglia in altre occasioni. Per questo motivo, non era stata ancora presentata alcuna denuncia di scomparsa. La salma si trova attualmente all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale di Borgo Roma, dove verranno effettuati gli esami autoptici e tossicologici per determinare le cause della morte. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.